Non possiamo pensare che di fronte a un aumento demografico nel continente africano che sarà esponenziale, che l'Europa abbia la capacità di accogliere decine di milioni di migranti nei prossimi decenni. Quindi il tema della redistribuzione non è un tema confinato solo all'opposizione di alcuni piccoli paesi, è un tema che nessuno vuole. Per questo io dico da tanto tempo che se vogliamo risolvere il problema non dobbiamo parlare di redistribuzione, cioè focalizzarsi sul problema interno non porterà a nessuna soluzione, perché nessuno la redistribuzione la vuole, quindi rimarremo sempre a penalizzare i paesi, no, di primo approdo. Se l'Unione vuole davvero prendere il toro per le corna, per forza l'azione si deve spostare sull'aspetto esterno, che è esattamente, anche se è poco, ripeto, però il cambio positivo che noi abbiamo visto con questo pacchetto, cioè il focus dell'azione europea si sposta da una redistribuzione che è politicamente irricevibile per la stragrande maggioranza degli stati europei, con governi di qualsiasi colore, perché in Spagna governano i socialisti, in Francia i liberali, in Germania governavano i popolari, eccetera, eccetera. Però sposta il focus sulla protezione delle frontiere esterne, cioè il focus e il problema si risolve dicendo: facciamo entrare chi possiamo davvero accogliere. E a quel punto, riducendo i numeri, anche la redistribuzione diventa un concetto più accettabile per tutti, no? È chiaro che se devo redistribuire 1 milione di persone è un conto, ed è normale che ci sia un'opposizione trasversale. Se ne devo redistribuire 200.000, 100.000, sarà anche più facile trovare un accordo per spalmarli su tutti gli stati europei. Certo, non sarà facile, richiederà un'implementazione non semplice, viste anche le turbolenze geopolitiche, no? ai confini dell'Unione Europea, vista la necessità comunque di trattare certi accordi con stati che hanno governi non proprio stabili o non proprio democratici. Però credo che l'Unione Europea, con la sua forza, con le sue agenzie, con Frontex, possa fare questo lavoro e quindi garantire, no, questo tema di protezione dei flussi esterni. È un tema poi anche di demografia, no? E lo diceva uno degli storici, insomma, oggi più famosi, che studia anche l'aspetto migratorio in Europa, ogni tanto scrive sul Corriere e sui giornali italiani, è Niall Ferguson che insegna ad Harvard, e lui proprio pone con forza il tema della demografia, no? Non possiamo pensare che di fronte a un aumento demografico nel continente africano che sarà esponenziale, che l'Europa abbia la capacità di accogliere decine di milioni di migranti nei prossimi decenni. È impossibile, è socialmente impossibile che un sistema regga, e quindi la soluzione deve essere trovata focalizzandosi sulla dimensione esterna, che non è solo ovviamente protezione delle frontiere, ma che è anche cercare di aiutare veramente, di rendere efficienti i fondi che sia tramite i bilanci nazionali, tramite i bilanci statali, mandiamo per lo sviluppo di questi paesi. Io ho fatto 5 anni, e chiudo, di commissione bilancio al Parlamento europeo, e la gestione dei fondi per la cooperazione internazionale di questi paesi è una gestione fallimentare. Tanti livelli, poca efficienza della spesa, alla fine di 100 che mandiamo, e non mandiamo pochi soldi, quelli che arrivano veramente a finanziare i progetti sono pochi, si perdono su vari passaggi, su varie strutture, su costi di struttura, insomma c'è tanto da fare anche su questa dimensione.